la nascita di Giovanni Battista. Il Vangelo di questa festa ci riporta alla gioia di quei momenti, allo stupore dinanzi a un evento così inatteso e misterioso. Due genitori anziani che oramai erano rassegnati a morire senza discendenza, invece presentano questo figlio come dono di Dio, come segno del suo amore misericordioso. E la questione del nome, 8 giorni dalla nascita, che il Vangelo ci racconta fin nei dettagli. La scelta del nome era stata già indicata dall'angelo Gabriele a Zaccaria nel Tempio, e Elisabetta è determinata, si chiamerà Giovanni, è il suo nome, ripete anche il marito Zaccaria, nonostante la difficoltà, non può parlare, prende una tavoletta e scrive. E così, dinanzi a questo evento, potrà finalmente riprendere la parola e lodare e benedire Dio. Tutto un clima di feste che si trasforma in preghiera, di ringraziamento e di lode al Signore. Anche i presenti diventano non solo testimoni, ma annunciatori a loro volta nei confronti di altre persone. Il Vangelo dice che tutta la regione si riempì di questa notizia, che arrivò persino alle persone più lontane, alle zone più remote. Insomma, una buona notizia, un Vangelo. Così Giovanni Battista fa il suo ingresso nella storia del suo popolo e dell'umanità intera, come fedeltà alla promessa di Dio, come intervento assolutamente nuovo e inaudito, come anticipo di qualche cosa di ancora più grande che avverrà. Giovanni, si conclude così il racconto del Vangelo, crescendo abiterà regioni desertiche, in ascolto di Dio, immerso nel contemplare l'opera di Dio e pronto ad annunciare con la sua vita, con la sua testimonianza forte, la vicinanza del Regno. Sarà lui a preparare la strada a colui che viene.